I giovani democratici della Campania hanno dato il via alla campagna Casca il mondo resta alla terra per spingere la giunta regionale a redigere i regolamenti attuativi della legge regionale numero 10 del 3 agosto del 2013, proposta proprio dai consiglieri regionali del PD, della Commissione Agricoltura, e ferma da quasi un anno dalla pubblicazione sul Burc della Regione Campania. Ebbene, oggi a Polla, al circolo PD di Via i Soldi, è stata presentata questa campagna promossa dai giovani democratici del Vallo di Diano, una campagna che mira a favorire l'accesso ai giovani al lavoro, perché prevede la valorizzazione dei terreni comunali, dei terreni ormai non più utilizzati nel nostro territorio. Si parla di circa 20.000 posti di lavoro. Sono questi i numeri che sono collegati alla campagna Casca il mondo resta la terra, che è stata illustrata ai nostri microfoni dal segretario dei giovani democratici di Teggiano, Domenico Chirico. L'idea è quella di sostenere, diciamo, anche noi come giovani democratici del Vallo di Diano, questa campagna che, diciamo, i giovani democratici della Campania stanno, diciamo, portando in tutti quanti i circoli dei giovani democratici della Campania. Questa è una campagna che mira all'attuazione della legge regionale numero 10 del 2013. Una legge che, diciamo, tende alla valorizzazione dei suoli pubblici, favorendo nell'accesso ai giovani. Però, diciamo, tecnicamente che cosa dice? Dice che se ci sono dei terreni pubblici demaniali possono essere affidati agli imprenditori agricoli. Però con gli imprenditori agricoli che, diciamo, sono, diciamo, in una fascia di età, diciamo, non oltre i 40 anni, possono avere delle agevolazioni sui canoni di affitto. Quindi è una proposta sicuramente molto interessante, e ovviamente noi giovani democratici del Vallo di Diano abbiamo pensato di portarla qui anche perché, diciamo, vogliamo un attimino sensibilizzare, diciamo, i cittadini e ovviamente anche i militanti del nostro partito su questa proposta, ma anche, diciamo, per cercare in qualche modo di mettere al centro dell'agenda politica di questo territorio il tema agricoltura. Cioè, ricordiamo che è proprio notizia di qualche giorno fa la creazione del, diciamo, la presentazione del marchio di area territoriale, questo per far capire effettivamente quanto è importante questo settore e ovviamente che c'è bisogno di essere sostenuto, diciamo, con gran forza. Ovviamente noi cercheremo di fare il possibile con questa campagna.